Noi adesso continuiamo con una tavola rotonda dedicata all'intelligenza artificiale esponenziale, le nuove frontiere della ricerca. Insomma, abbiamo già introdotto un po' il tema, ma chiaramente tentiamo di andare sempre più a fondo per capire quali sono le opportunità e i rischi eventualmente da gestire. E lo facciamo con Luca Foresti, CEO del Centro Medico Sant'Agostino, che invito sul palco. Benvenuto. Valentino Bravi, CEO di TAS. Benvenuto, grazie. E spero che sia arrivata Chiara Bartolozzi dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Sì, ecco, perché mi dicevano che era in viaggio direttamente. Grazie, grazie di essere intervenuta. L'abbiamo fatta arrivare dalla Germania, se non erro, giusto? Quindi grazie doppiamente, insomma, per questo sforzo. E io partirei da questo. Abbiamo ricordato che l'Istituto Italiano di Tecnologia sta compiendo 20 anni, è stata un'esperienza formidabile, ha gemmato nuove realtà, perché poi i buoni esempi hanno anche il vantaggio di alimentare altre nuove realtà. Uno è stato sicuramente lo Human Technopole a Milano sulle scienze della vita, e uno sarà qui a Pavia, appunto il centro per il design dei microprocessori, che appunto nasce un po' sul modello dell'IT, nel senso che sono tutte fondazioni private che nascono da investimenti pubblici. Quindi quel modello che era nato appunto 20 anni fa, oltre 20 anni fa in realtà, perché poi ci sono stati 1 o 2 anni di rodaggio, di ricerca del luogo giusto. Chiaramente far partire un'esperienza così grande non è mai facile. Comunque quel modello tentava di affrancare un po' i centri di ricerca dalle ingessature un po' dei centri di ricerca tradizionali, insomma, dei luoghi pubblici. Ma chiaramente volevo parlare delle tue ricerche sull'intelligenza, quella che chiamiamo intelligenza artificiale, perché tu stai tentando con il tuo team di insegnare in qualche maniera alle macchine i grandi vantaggi del corpo umano e della mente umana. Sintetizzo in maniera brutale, ma adesso ci farai entrare di più in questo mondo, perché prima abbiamo parlato di computer che potranno fare, sono chiaramente dei computer sui quali stiamo lavorando, addirittura 1 miliardo di miliardi di operazioni con virgola mobile al secondo, ma ricordiamo che più o meno è la capacità computazionale del cervello umano, con la differenza che il cervello umano funziona con 2 barrette di cioccolato, mentre quei computer devono essere attaccati a una centrale nucleare. Grazie mille. Allora, intanto devo portarvi i saluti di Giorgio Metta, che voleva essere qua, ma sta organizzando i festeggiamenti per i 20 anni che saranno domani. Sì, io mi occupo proprio di guardare come funzioniamo noi per migliorare l'intelligenza artificiale. Prima si è parlato tanto di robotica collaborativa. Lo scatto è questo: dal robot in una gabbia che non ha bisogno di preoccuparsi di nulla, non ha neanche bisogno di sensori per funzionare, perché è programmato al millimetro, anzi al micrometro. Ci troviamo con dei robot che devono interagire in un ambiente non controllato, dove il problema principale di fatto è capire cosa sta succedendo intorno, capire se c'è una persona, le intenzioni di questa persona, non rompere nulla, non danneggiare, collaborare, e quindi in qualche modo programmare le proprie azioni per risolvere un compito che può cambiare nel tempo. Quindi vogliamo dei robot che in qualche modo riescano a funzionare come noi. La cosa più interessante è quella: guardiamo come la natura ha risolto questo problema. Anche perché c'è un tema enorme di cui non si parla, il classico elephant in the room, che è il costo energetico e il costo dei materiali dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è solo software, è software che gira su delle macchine che consumano tonnellate. Anche solo per salvare i nostri dati, salviamo le chat di WhatsApp, ha un costo. Ci sono dei centri data che sono messi in Svezia perché fa freddo e quindi hanno bisogno di meno energia per raffreddare, utilizzano l'energia che producono questi centri per riscaldare l'acqua per le serre. Quindi cerchiamo di guardare a dei sistemi che non solo sono software e sono algoritmi, ma sono anche hardware,
che cerchino di consumare di meno. La maggior parte dei nostri dati vanno su cloud, l'intelligenza artificiale gira su cloud, non sul nostro telefonino. Se vogliamo delle cose che interagiscano con noi in tempo reale, in modo adattativo, che possano essere anche indossate, abbiamo bisogno di quello che si chiama adesso edge computing, cioè la possibilità di avere degli strumenti che sono vicino a noi, che non hanno bisogno di mandare dati dall'altra parte del mondo, che tra parentesi comporta un costo anche in quel senso di energia. E quindi se noi guardiamo, cerchiamo di capire cos'è che rende il nostro cervello così diverso come funziona un computer tradizionale, allora forse riusciamo a sviluppare un hardware e gli algoritmi, si parla di co-design in questo caso, che siano più efficienti. Vado avanti questa, per quanto volete. No, questo sarebbe anche molto, molto interessante approfondire, ma ci torniamo perché evidentemente l'elemento poi del consumo energetico è stato effettivamente, come ha sottolineato Chiara Bartolozzi, spesso sottovalutato. La fase più energivora dell'intelligenza artificiale è il cosiddetto addestramento. Avrete letto che chiaramente questi software per funzionare devono studiare milioni, decine di milioni, milioni di milioni di documenti. Quella fase di addestramento consuma tantissima energia, un'energia diciamo di una città per diverso tempo, ma uno può anche pensare, va bene, l'abbiamo addestrata, è finita lì. No, perché chiaramente l'addestramento va continuamente fatto. Sapete che avrete letto che ChatGPT 3 era rimasta legata al pre-guerra tra Russia e Ucraina, perché chiaramente gli era stato dato da apprendere soltanto su documenti precedenti. Sostanzialmente ogni anno dovremmo rifare l'addestramento come minimo di queste intelligenze artificiali, quindi l'elemento del consumo energetico è fondamentale, altrimenti andiamo verso un mondo non sostenibile, e sappiamo che già siamo in quella direzione. Peraltro, Luca Foresti, avevamo già introdotto prima velocemente nel panel precedente il tema dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie e la robotica nel settore sanitario, ci aiuti a comprendere diciamo più da vicino come effettivamente tutto questo mondo forse abbia subito questa accelerazione prima degli altri. Ok, cerco di andare nel super concreto per far capire un attimo come la usiamo oggi. Ci sono quattro ambiti in cui l'intelligenza artificiale in sanità viene utilizzato. Il primo, quello potenzialmente più dirompente, è aiutare il medico a fare diagnosi. Quindi oggi è impossibile che un essere umano abbia in testa tutta la letteratura che sia stata fatta, mentre una macchina dovutamente allenata è in grado, una volta che il medico inserisce alcuni dati dei pazienti, di cominciare a suggerire le patologie possibili con delle percentuali, ed è in grado di guidare il medico nel fare quella che si chiama analisi differenziale, cioè fondamentalmente fare delle diagnostiche per eliminare le cose più pericolose. Questa è, diciamo, la parte più dirompente. Metterei al secondo posto, anche se è molto rilevante, lo si è citato oggi un paio di volte, l'uso dell'intelligenza artificiale sull'imaging. Ogni immagine, un'immagine può essere un elettrocardiogramma, come una mammografia, una risonanza, un RX e così via. In quel caso le tecniche sono tecniche di pattern recognition e uso di intelligenza artificiale. Qui ci sono due step che dobbiamo fare. Il primo step è ancora una volta far diventare il medico un cyborg, cioè un mix medico-macchina, per ottenere più velocità e più qualità nella definizione di quella che può essere la patologia. Il secondo step sarà invece la piena automazione della diagnosi, quindi in quel secondo step il medico diventerà un allenatore dell'intelligenza artificiale per un miglioramento continuo nel tempo. Tenete presente che questa situazione c'è già in medicina, ad esempio nei laboratori. Se voi andate in un laboratorio d'analisi,
non avete il biologo che sta al microscopio per tutte le analisi, per alcune sì, ma per la maggior parte delle analisi c'è una macchina che fa tutta l'analisi e tira fuori il risultato. Eventualmente il direttore del laboratorio firma. Quindi il direttore del laboratorio in quel caso è un allenatore di quella macchina. La stessa cosa succederà in ambito di imaging. Tecnicamente c'è un software ormai standardizzato che si chiama RISC-PACS, su cui uno può mettere i vari algoritmi per le diverse tipologie di immagini che uno ha. Al terzo posto metterei l'intelligenza artificiale come interazione con i pazienti. C'è un problema non banale di disponibilità da parte delle strutture a rispondere a domande, a consegnare documenti ai pazienti, a fare prenotazioni, a dare informazioni sulla salute in generale e in particolare per quel paziente. Queste cose oggi quasi tutte le istituzioni sanitarie fanno una fatica micidiale ad offrire il servizio, e ormai ci sono sistemi di chatbot più o meno capaci di fare escalation su degli esseri umani, sulle domande troppo complesse, che si possono utilizzare per l'interazione con gli utenti. Infine, al quarto posto... Questa, mi scusi, la interrompo, è l'unica che mi preoccupa, perché tutti noi siamo rimasti bloccati al telefono con queste chatbot, quindi forse infatti, va migliorata. Infatti il tema noi lo affrontiamo nel seguente modo. Ci chiediamo se una certa interazione è ambigua o non ambigua. Una interazione non ambigua è un'interazione in cui si può descrivere quello che accade con un algoritmo. Un'interazione ambigua è invece un'interazione dove quell'algoritmo non c'è in questo momento, diventa molto complicato, e quindi quello che noi cerchiamo di fare è mettere su intelligenza artificiale tutto ciò che è non ambiguo e tenere sugli esseri umani la parte ambigua. Questa cosa ovviamente si sposta nel tempo per la banale ragione che le intelligenze artificiali fanno diventare non ambigue sempre più cose, fino all'intelligenza artificiale forte, che è un altro mondo, non ne parliamo adesso, ma certo, cambia tutto. Tra qualche anno, non sappiamo esattamente se nel 2030 o nel 2040, ma insomma da quelle parti lì. Al quarto posto si usa l'intelligenza artificiale invece per entrare dentro i processi produttivi. Le aziende sono un insieme di persone e un insieme di processi produttivi. Anche lì, tutti i processi produttivi che possono essere fatti da un sistema automatizzato, è meglio farli con un sistema automatizzato che con un essere umano. Bentivogli prima ha detto giustamente, le attività ripetitive, ha senso che continuiamo a farle fare agli esseri umani? Probabilmente no, ha più senso che gli esseri umani facciano attività a più alto livello. Questo è come la sanità nel mondo si sta muovendo. In Italia la cosa è molto complicata. Come sempre, facciamo un veloce sondaggio. Quanti di voi sono rimasti imprigionati con una chatbot al telefono? Vi insegno un piccolo trucco, se non lo sapete. Tutti o quasi tutti prevedono che a un certo punto l'essere umano possa impazzire di fronte a una chatbot, e quindi dovete dire, ripetendolo più volte, voglio parlare con un operatore. Se voi lo ripetete più volte vi passano l'operatore, anche se non è previsto. Non so se voi lo fate, però vi consiglio di farlo, perché a un certo punto, diciamo, questi sistemi possono entrare, diciamo, in un loop che imprigionano l'essere umano. Valentino Bravi, il suo settore, ci racconti come lo state affrontando. Sì. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. No, volevo prima fare una premessa, perché mi volevo lasciare al tema della sostenibilità, che è un tema grossissimo. Non a caso tutti i giant, Microsoft con ChatGPT, Google eccetera, che vendono cloud, guarda caso stanno investendo sul mondo dell'AI. No? C'è un altro tema, che l'AI oggi abbiamo perso l'ennesima sfida come Europa legata alla tecnologia. Cioè, le piattaforme sono tutte americane. Noi siamo, come abbiamo perso la tecnologia anni fa con le Bull, Honeywell, Olivetti, abbiamo perso la tecnologia, io lavoro nel mondo bancario, poi vi racconterò velocemente, sui circuiti delle carte. Noi mandiamo miliardi tutti i giorni all'America delle transazioni bancarie che facciamo in Europa, e ormai siamo dipendenti da quello. E qui stiamo facendo esattamente lo stesso errore, non c'è una piattaforma di mercato oggi nell'ambito del, o perlomeno piattaforma di mercato principale sul mondo dell'AI
che sta sviluppandosi in Europa. Io spero che adesso qualcosa cambi. Se abbiamo letto che l'Europa sta chiamando Draghi per delle consulenze proprio per definire un po' le strategie, il governo Draghi stava studiando discorsi di questo tipo, ma non può essere un tema nazionale, deve essere per forza un tema più ampio, perché altrimenti sarebbe l'ennesima sfida che perdiamo. Vabbè, fatto questa piccola polemica iniziale, ma io sono 40 anni che faccio software, quindi è il mio mondo e lo seguo da sempre. Io ho iniziato con le schede, ok, all'università ho cominciato a programmare Fortran con le schede e da lì ho visto crescere tutto questo mondo in maniera... Ho come passione, mi trovavo molto nel messaggio di Maurizio Cheli, la mia passione è l'innovazione tecnologica, ci ho investito, ci ho perso soldi, ci ho fatto tante cose, la cosa mi è anche andata bene, grazie a Dio, però vivo di quello e cerco di trasmettere questa passione ai miei colleghi. Qualche anno fa sono entrato in tasca acquisendo questa azienda che è da 40 anni che è sul mercato e si fa specificatamente il mondo dei pagamenti, quindi noi siamo leader, diciamo, europei, di Italia sicuramente, ma anche in Europa, su tutto il mondo dei pagamenti e capital market. In primavera ho forzato un po' la struttura a utilizzare l'AI per tutti quei processi interni, perché ovviamente volevo che la gente si appassionasse a questa tecnologia, perché noi abbiamo diverse centinaia di persone che tutti i giorni sviluppano software super tecnici. Non c'è una grossa compatibilità con la logica dell'AI, va un po' creata, perché proprio il programmatore è abituato a sviluppare col suo linguaggio, eccetera, eccetera, l'abitudine a fare le stesse cose. Mi sono ritrovato molto quello che diceva, e quindi abbiamo cercato di portare questa nuova cultura all'interno delle aziende per far appassionare le persone. E sono nate una serie di belle idee, adesso uscirà il nostro nuovo sito con navigabile con AI, tutte le nuove M&A, tutte le nuove acquisizioni che stiamo facendo le valutiamo con un processo in AI, la selezione del personale lo facciamo con l'AI, e abbiamo iniziato anche a diversificare le nostre academy. Noi facciamo, tornando alla formazione, facciamo 8-9 academy all'anno, perché le scuole, l'università in particolare, non preparano assolutamente le persone con le competenze che ci servono per poter appunto portare avanti il lavoro che noi facciamo, e quindi facciamo queste academy che durano diversi mesi, quindi un investimento importante che facciamo proprio per completare questa tipologia di formazione. Bene. Ormai un terzo di queste le stiamo facendo con una caratteristica completamente diversa, perché l'esperto di AI è un esperto del dato, è un analista del dato, non è un programmatore, non ha bisogno di conoscere Java o altri linguaggi. Quindi noi stiamo applicando questa cosa per portare avanti innovazione ancora una volta per restare sul mercato. Il nostro mercato, diciamo, è un mercato molto regolamentato, perché il mondo dei pagamenti a livello mondiale ovviamente ha regole ben precise e determinate, quindi applicare oggi un sistema generativo diventa un po' complesso, perché oggi ti dice una cosa, qualche minuto dopo ti può dire una cosa leggermente diversa, inaccettabile ovviamente su un processo, ma lo stiamo integrando. Porto solo un paio di esempi, ma ne abbiamo in cantiere diversi. Uno sul discorso antifrode, tutto il tema dell'antifrode, evidentemente abbiamo già sviluppato con tecnologie di machine learning, che tra l'altro avevamo comprato una piccola azienda chiusa perché comunque non riusciamo a avere la forza per poterla crescere, quindi usando machine learning di mercato sulle frodi per capire come questa, se una transazione è valida o non è valida. Evidentemente questo non puoi sbagliare, cioè non è che poi devi fare una valutazione. Questi meccanismi poi portano a delle decisioni, queste decisioni diventano importanti, quindi stiamo integrando tutto il mondo dell'AI per poter dare agli operatori delle banche o delle altre società, tipo le email eccetera, che operano sul mondo dei pagamenti, per poter capire qual è stato il motivo per cui è stato rifiutato una transazione o accettata una transazione, perché quanto tale deve essere poi anche giustificabile a fronte di un'eventuale revisione della banca centrale. E lì abbiamo inserito appunto tecnologie con l'AI che ci permette con un chatbot di comunicare, analizzare, eccetera, eccetera. Altro tema è tutto il tema previsionale dei pagamenti. Oggi probabilmente quasi tutti di voi siete informati che un paio d'anni fa sono partiti i pagamenti istantanei. I pagamenti istantanei vuol dire che al di là della pianificazione della banca un pagamento può essere effettuato in 10 secondi e viene terminato.
Prima i pagamenti erano, lasciatemi dire, batch, c'erano dei cut-off giornalieri, il tesoriere vedeva se era a posto con la sua liquidità e autorizzava o non autorizzava il pagamento. Col pagamento istantaneo è diventato un 7x24, non c'è più la possibilità di avere un controllo umano di quello che sta succedendo. E quindi la previsione diventa importante. Anche qui abbiamo applicato una logica di applicazioni tradizionali che garantiscono algoritmi chiari e precisi e delle tecnologie innovative legate utilizzando strumenti di AI per poter dare una maggior facilità nella comprensione e nella comunicazione anche con chi poi deve operare con l'applicazione e prendere decisioni in maniera più facile nel momento in cui ci sono dei casi critici. Allora, prima, mentre l'ascoltavo sul tema del software, chiaramente di altri paesi e la nostra propensione a pensare di acquistare, insomma, di subire, ricordavo che noi abbiamo delle grandissime competenze sull'intelligenza artificiale e non da oggi e nemmeno da ieri. Prima Bentivoglio citava la Fondazione Bruno Kessler che da oltre 30 anni lavora sull'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo delle realtà che hanno colto questa trasformazione e pensate l'hanno colta anche i nostri grandi umanisti. Citavo all'inizio Italo Calvino, io sono un grande amante di Italo Calvino, vi consiglio di andare a leggere il resoconto di una conferenza che Calvino fece negli anni 60, pensate, e la portò in tutto il mondo, non la portò soltanto in Italia ma in giro per il mondo, la trovate con il titolo Cibernetica e Fantasmi nel saggio Una pietra sopra, e in quel saggio Italo Calvino già parlava del fatto che evidentemente la capacità di dare delle risposte poteva essere ottenuta anche con una combinazione di parole attraverso un algoritmo e quindi prima o poi sarebbe arrivato un computer capace di rispondere alle nostre domande. Pensate, nel 1960 già aveva anticipato quello di cui stiamo discutendo oggi, ChatGPT. Allora, volevo chiedere a Chiara Bartolozzi, come scienziata, anche di aiutarci a comprendere il tema del rapporto tra tecnologia e sostenibilità. Mi spiego, chiaramente sappiamo tutti che la sfida fondamentale del secolo sarà la sostenibilità, forse anche del decennio, però sicuramente del secolo. Di fronte a questa sfida abbiamo un po' due posture, da una parte c'è chi dice ma forse dovremmo rallentare, quindi ritornare un po', lasciatemi semplificare così, al mito del buon selvaggio di Rousseau, quindi non prendiamo più ieri così non inquiniamo. Dall'altro invece c'è chi dice proprio la scienza ci darà evidentemente delle risposte, come peraltro speriamo accada con, per esempio cito, la fusione nucleare nel campo energetico. Ci aiuta a capire questa relazione tra scienza e sostenibilità? Intanto un'osservazione, l'intelligenza artificiale è importantissima, è già parte delle nostre vite, può migliorare un sacco quando viene usata per cose importanti. Mi sembra che in questo momento ci sia anche un abuso perché le persone non conoscono l'intelligenza artificiale e le sue implicazioni, quindi già questo impatta tantissimo sulla sostenibilità. Io mi occupo proprio di sostenibilità perché quello che faccio è cercare di capire come modificare l'intelligenza artificiale per renderla sostenibile. Non si può fermare, non si può tornare indietro, non esiste, cioè è impossibile. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per trovare dei modi per rendere l'intelligenza artificiale sostenibile ove possibile. Ovviamente il lavoro che faccio io non può sostituire tutto, però nei campi in cui noi esseri umani o gli animali, anche gli insetti, sono molto più bravi dei robot esistenti, lì possiamo andare ad agire, possiamo andare a capire che cosa c'è di fondamentale, diversità tra come fa computazione un cervello e come la fa una macchina. L'intelligenza artificiale odierna, il famoso deep learning, è ispirato in qualche modo al cervello, ma in modo molto lontano e comunque utilizza sempre sistemi computer che nulla hanno a che fare con come funzionano i nostri neuroni, come noi acquisiamo i segnali sensoriali. Quindi noi stiamo veramente andando
indietro a cercare, il campo di cui mi occupo io si chiama ingegneria neuromorfa e viene dagli anni 90 dal Caltech, il gruppo di Carver Mead, che è uno dei primi grandissimi che hanno insomma insegnato microelettronica. L'idea era che all'interno dei transistor, adesso vado molto nel tecnico, però i transistor adesso vengono usati come degli interruttori, 0-1, siamo tutti abituati a combinare il software, quello che fa, combina degli 0-1 e fa delle operazioni per arrivare ai floating point di cui si parlava prima. I neuroni non fanno questo e i transistor possono essere utilizzati in un regime in cui non sono degli interruttori, in cui possiamo usare la fisica del device per fare computazione in modo molto più efficiente, intanto con correnti minori, con tensioni minori, consumo di potenza minore, e costruendo da quell'osservazione lì si possono costruire dei neuroni in silicio, in questo momento vengono fatti in silicio, e si possono combinare per cercare di costruire qualcosa che rassomiglia a un cervello. Ovviamente si parla non di copiare esattamente come funziona il neurone, ma di capire qual è la diversità tra un neurone e un circuito elettronico tradizionale. E stiamo andando anche verso tecnologie diverse dal silicio, proprio per fare microelettronica, per esempio flessibile, con materiali organici, cercando di andare a fare della computazione che può essere nell'edge, indossabile, morbida, che possa consentire di avvicinare l'intelligenza artificiale a un mondo più sostenibile. D'altra parte ricordo che la vita degli organismi complessi di cui noi facciamo parte inizia con l'esplosione del Cambriano poco meno di 500 milioni di anni fa, insomma, quindi evidentemente la natura ha avuto lungo tempo per sviluppare dei sistemi molto efficienti. Questo è un grandissimo tema. L'intelligenza artificiale parte da zero, da un'infrastruttura nulla, e piano piano, con tantissimi dati che devono essere, tra l'altro, oddio, in italiano non mi viene, bisogna dargli un'etichetta, un nome, ci deve essere qualcuno che dice questa cosa ha questo nome, quindi tanto questa grande quantità di dati. Stiamo nell'evoluzione, cioè l'intelligenza artificiale praticamente sta cercando di ricreare l'evoluzione dando tantissimi dati e utilizzando tantissima computazione, ma noi possiamo imparare, cioè studiare com'è l'evoluzione, studiare come si sviluppa il cervello dal codice genetico e a come i neuroni migrano durante lo sviluppo del cervello nell'embrione attraverso il tubo neurale eccetera, perché lì ci sono tutte delle regole che consentono di costruire un sistema che non è una tabula rasa ma che ha una sua organizzazione, una sua struttura che si è evoluta in millenni per arrivare alla intelligenza naturale. Quindi tutto quello che noi riusciamo a capire studiando queste cose, quindi ricerca assolutamente di base, neuroscienze, eccetera, che noi ingegneri portiamo nel nostro mondo, nella tecnologia, può evitare di dover bruciare foreste per addestrare ChatGPT, si spera. Sempre per quei due o tre che leggono i miei articoli, avevo fatto anche un'inchiesta con Roberto Battistone, che è un fisico, l'avrete sentito sicuramente nominare, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ricordando che per l'addestramento di questi computer poi vengono utilizzate delle vere e proprie fabbriche sostanzialmente di schiavi, li possiamo chiamare così, persone che lavorano in paesi come l'Africa piuttosto che l'India per un dollaro al giorno per poter mettere esattamente quei tag, insegnare all'intelligenza artificiale che cos'è, diciamo, cosa rappresenta l'immagine di una tazza, piuttosto, adesso semplifico, piuttosto che tantissime altre immagini dell'intelligenza Internet profondo, dove sapete c'è anche il tema della pornografia, della violenza, quindi bisogna insegnare anche all'intelligenza artificiale a separare questi argomenti, altrimenti il risultato, come è avvenuto in passato, può essere un disastro. Luca Foresti, prima ci spiegava bene come in realtà
già oggi dobbiamo appunto, ha sottolineato questo, dobbiamo utilizzare la tecnologia, queste nuove tecnologie accanto al medico, all'essere umano, perché diciamo il risultato solo dell'essere umano sarebbe meno efficiente, meno efficace, ancora di più se pensiamo alla medicina di precisione. Sì, in generale il sogno è quello di smetterla di avere dei protocolli uguali per tutti e di cominciare a trattare ogni singola persona per le sue caratteristiche. La medicina di precisione è un ambito di questo, ci sono molti altri ambiti, cito banalmente, molti di voi avranno dei device addosso, dei wearable, che possono misurare alcuni vostri parametri a seconda di quello che fate. Oggi per esempio è relativamente semplice mettersi un cosiddetto continuous glucose monitoring attaccato per un paio di settimane, in cui ognuno di noi può vedere esattamente come reagisce a cosa mangia e può scoprire ad esempio che qualcuno di noi reagisce particolarmente male a un succo d'arancia, qualcuno reagisce benissimo al pane bianco e malissimo al pane nero e viceversa. Quindi il tema è che fino ad ora la medicina è andata avanti per protocolli statistici, quindi si sono guardate le medie e si è detto che questo fa bene e questo fa male per tutti. Questa cosa ovviamente non è vera, tutti lo sapevamo che non era vera, il problema è quanto non è vera, cioè quanto la variabilità individuale conta e in che modo poi nel concreto noi possiamo fare una medicina per fare questo. Oggi come oggi la medicina di precisione più utilizzata è quella relativa al farmaco da usare per un particolare cancro. Quindi tendenzialmente si va a prendere una biopsia specifica di quel cancro, si va a vedere su quel DNA specifico se funziona meglio il farmaco A o il farmaco B. E a quel punto si dà alla persona il farmaco corretto, più corretto per farlo guarire. Questo è, diciamo, solo l'inizio di un fenomeno che avrà nella genetica e l'epigenetica i suoi elementi centrali. Quindi l'idea secondo cui saremo in grado, faccio una previsione, tra 10 anni tutti voi avrete il vostro DNA mappato completamente su un file, okay? Tutti quanti l'avremo, già oggi cominciano a esserci per esempio nella regione Puglia la mappatura di pezzi del DNA per i bambini appena nati per andare a cercare le malattie genetiche su quel bambino alla nascita. Una volta che abbiamo un file con il nostro DNA, potremo cominciare a seguire cosa succede nella letteratura scientifica relativamente al nostro DNA. Quindi in che modo le scoperte che si stanno facendo possono influenzare il modo con cui noi ci curiamo. Anche questa è una forma di medicina di precisione e quindi saremo sempre più in grado di curare il singolo. Attenzione, per fare questo bisogna che la mentalità complessiva di tutto il sistema sanitario cambi, no? Non è più possibile appunto un sistema sanitario fordista. No, uno entra perché ha una certa malattia, gli si applica quel protocollo, esce ed è sano, non funzionerà così. Quindi questa è un po' l'idea, siamo agli inizi, cioè il 99,9% delle attività che oggi la sanità in Italia fa sulle persone non è medicina di precisione. In più aggiungo, c'è un tema economico, cioè fare medicina di precisione su un singolo individuo è costoso, è molto costoso. Se noi la applicassimo oggi a tutti per tutto, il nostro budget dell'SSN non sarebbe 130 miliardi ma sarebbe probabilmente 260 o più. Quindi anche qui abbiamo un tema da affrontare, cioè quanti soldi la nostra società vuole dare al mondo della salute.
Giusto due elementi storici per far capire l'importanza anche di questa trasformazione legata alla mappatura genetica. Quando venne mappato il genoma umano circa 20 anni fa, la spesa di Craig Venter fu all'incirca $1 miliardo. Io ricordo, diciamo, la cifra tonda. Oggi mappare il nostro DNA costa meno di $1000. A quanto siamo arrivati? Formazione, siamo abbastanza vicini ai 300 euro. 300 euro, quindi molto, molto di meno, insomma. Quindi evidentemente, come diceva, tra qualche anno, non dico che sarà come l'esame del sangue, ma ci avvicineremo. Visto che ha citato l'epigenetica, non do per scontato che tutti sappiate cos'è l'epigenetica, comunque è un'altra importante rivoluzione, perché sostanzialmente oggi abbiamo scoperto che il nostro DNA non viene influenzato soltanto dai meccanismi di trasmissione, quelli di Darwin e di Mendel per intendersi, ma in realtà anche dall'ambiente in cui cresciamo, anche durante la gestazione, insomma, anche mentre siamo ancora nella pancia della mamma, insomma. Quindi immaginate quanto sta correndo la nostra conoscenza scientifica in questi campi. Chiudiamo con Valentino Bravi, un tema che sicuramente entra nel settore bancario, ma ancora di più forse nel settore medico, il tema della sensibilità dei dati, insomma, perché poi stiamo immettendo tutte queste informazioni, questi dati anche personali all'interno di grosse macchine che devono apprendere, però quelle informazioni per noi individui sono fondamentali. Assolutamente sì, cioè, ovviamente, sicuramente ancora di più affascinante quello che ci sta. Beh, anche il conto bancario, insomma, però anche sul mondo della salute, finanza. E il conto bancario, diciamo, sono correlati. Diciamo che la finanza puoi ricostruirla, la salute, se l'hai persa, direi che è proprio più fatica. No, comunque, tornando sulla gestione dei dati, chiaro, noi questi sistemi evidentemente dobbiamo istruirli, no? Educarli, come si dice, fare il training per poterli rendere efficienti, ok? E l'altra cosa importante, ci sono due tipologie di piattaforme, piattaforme chiuse, OpenAI, tanto per intenderci, che è proprietaria, quindi hai la possibilità di comunicare solo tramite delle interfacce, che tecnicamente si chiamano API, ma vabbè, poco conta, e con quale puoi comunicare con loro, e altre invece che sono rese pubbliche alla comunità delle open source, dove hai il codice sorgente, quindi società possono cominciare a sviluppare dei verticali o comunque delle soluzioni, delle personalizzazioni su queste piattaforme. Non so, quella più conosciuta è sicuramente quella di Facebook, Llama 2, è stato distribuito il sorgente, adesso sono già uscite 7-8 versioni nuove verticali, e ci sono parecchie realtà che stanno lavorando per sviluppare dei verticali su quella modello generativo, evidentemente modificando il codice sorgente. E qui il problema sono due: uno, i dati, perché hanno una massa di dati enorme, quindi a parte la sostenibilità, che è un tema secondo me importantissimo, ma c'è anche il tema appunto della riservatezza dei dati, ok? E l'altro tema degli algoritmi, perché chi scrive l'algoritmo non necessariamente in buona o in mala fede può sviluppare un algoritmo corretto. Questa cosa ovviamente crea un sacco di dubbi, soprattutto in alcune aree che sono particolarmente critiche. Last but not least c'è il tema degli attacchi sulla sicurezza informatica, perché adesso nel settore finanziario ovviamente è uno di quelli più martoriato da questo punto di vista, ma stiamo parlando di attacchi giornalieri da tutte le parti del mondo, a varie realtà, quindi è una tematica veramente molto complessa, dove la controparte, il cattivo, sono normalmente persone molto brave, molto preparate, quindi con una capacità anche di evolvere le loro tecnologie veramente notevole, e dall'altra parte c'è la necessità di proteggere il dato, l'informazione, il conto corrente, il dato sanitario e quant'altro. Ovviamente questi sistemi ad oggi non abbiamo ancora la certezza, proprio perché sono ancora immaturi, no? Stanno crescendo, che abbiano una, diciamo, resistenza all'attacco così, così elevata. Indubbiamente stanno crescendo con una velocità esponenziale, quindi non c'è dubbio che nel futuro, nel prossimo futuro, questa è la strada, non si può tornare indietro, il cambiamento o lo cavalchi e lo domini o lo subisci, quindi non c'è dubbio, va gestito.
però il tema della sicurezza del dato in senso ampio, non soltanto il fatto che tu metti in mano a qualcuno che magari non è soltanto la tua banca a cui hai dato il tuo dato, ma anche chi gestisce il motore e che fa del suo business proprio la gestione dei dati. Non faccio nomi, ma Google per esempio ha una piattaforma di questo tipo, e sappiamo tutti, non penso di svelare nessun segreto industriale dicendo che il business di Google è la gestione del dato. È chiaro che più dati carichi lì, più saremo dipendenti, e torno al tema iniziale, di realtà che onestamente hanno interessi magari non sempre allineati al nostro. Questo è un po' il tema, non so se le ho risposto. Assolutamente sì, facevo la battuta sulla correlazione tra conto corrente e salute. Non è tanto una battuta, perché sapete che esistono paesi come gli Stati Uniti dove c'è una relazione molto forte tra il CAP, dove si nasce, dove si vive, e la propria aspettativa di vita. Ricordo città come Chicago, dove a seconda di dove si nasce si ha un'aspettativa che può variare anche di 15 o 20 anni, insomma. Quindi smettiamo di lamentarci della salute pubblica. Grazie a Luca Foresti, Valentino Bravi e Chiara Bartolozzi. Grazie a voi. Grazie.